Salve a tutti, con questo breve tutorial impareremo ad effettuare la calendarizzazione dei colloqui individuali, quelli tra singolo docente e genitore, aggiungendo anche ovviamente la comunicazione del codice MIT che consente al genitore interessato al colloquio di accedere a questa sorta di aula virtuale. Quindi partiamo con la prima fase. Per velocizzare le operazioni abbiamo già inserito le credenziali. In alto a destra è comparsa la nostra icona associata appunto al nostro account. Cliccando sulle nove quadratini avremo la possibilità di entrare in Meet e andremo a organizzare una riunione. Ecco, abbiamo inserito colloquio underscore per evitare di lasciare spazi più appunto il nome del docente. Clicchiamo poi su Continua. A questo punto, quando il sistema ci dà la possibilità di partecipare appunto alla riunione virtuale, noi andremo a, attenzione, a copiare non tutto il link, perché questa intera stringa potrebbe crearci qualche problema, essendo soggetta a scadenza dopo alcune ore. Andiamo quindi a registrare, a copiare soltanto l'ultima parte di questa stringa, dalla slash, esclusa la slash ovviamente, in poi. Copiamo, dopo aver selezionato, copiamo con il tasto destro del mouse e questa sarà la parte, sarà il codice che andremo a comunicare ai genitori per consentire a loro l'accesso nella classe virtuale. Adesso ci spostiamo sull'altro fronte, quello del portale Argo. Da tenere presente che ad aprire la sessione sarà sempre il docente, in futuro quando appunto ci saranno questi colloqui individuali, inserirà appunto questo codice per prima il docente, e consentirà quindi l'accesso all'ospite, il quale dovrà avere un account ISIS Maldinevio o al limite, quindi o il suo o quello del figlio, o al limite un account Gmail. Nel portale Argo le operazioni da fare saranno fondamentalmente due. La prima, se abbiamo necessità di ricevere la notifica relativa alla prenotazione effettuata dal singolo genitore. In questo caso, appunto, entreremo in registro elettronico di DAP. Alla schermata home di DAP vedremo che la terz'ultima voce è strumenti. Aprendo la tendina entreremo in opzioni famiglia e questa è la spunta che ci interessa per ricevere una mail legata ad una prenotazione di ogni genitore. Se la spunta ovviamente non c'è, la andremo ad inserire. Questo è un passaggio importante. Invece, per andare a creare il calendario di incontri da maggio, da novembre a maggio, cliccheremo su Scuola Next, personale scolastico, e andremo ad inserire sempre i dati e le credenziali docente. Questa è la schermata che si apre in Scuola Next. Andremo alla voce Comunicazioni e cliccheremo su Ricevimento docenti. Cliccando sul Ricevimento genitore, ci appare la schermata che ci consente di impostare appunto la calendarizzazione. Andremo ad indicare
optare per il ricevimento di tipo periodico, indicheremo il giorno e poi inseriremo tutti i dati. Abbiamo indicato il periodo dal 16 novembre, in questo caso al 15 maggio 2021, l'orario del giovedì dalle 10.15 alle 11.10, attenzione ai due punti da inserire, non virgole o punti singoli. Poi qui tra le due opzioni è preferibile scegliere la seconda, altrimenti mi dice semplicemente che ci sono 4 o 5 colloqui prenotabili. Nel momento in cui noi andiamo a scegliere la seconda opzione, abbiamo la possibilità di impostare i minuti e anche il numero dei colloqui, che verranno così praticamente scanditi in un ordine progressivo. Quindi il genitore che si va a prenotare saprà che dalle 10.15 alle 10.30 c'è il primo turno, il secondo genitore può appunto prenotarsi per la seconda opzione dalle 10.30 alle 10.45 e così via, cosa che invece non avremmo se andassimo a scegliere questa prima opzione, perché non ci propone 4 o 5 disponibilità, ma soltanto una generica. Il luogo di ricevimento, la prenotazione l'abbiamo vista, è consentita da 5 giorni prima o un giorno prima. Noi possiamo anche ipotizzare di cambiare qui, e dalle ore 8. Luogo di ricevimento, andremo ad inserire l'aula virtuale e potremo specificare con accesso tramite account Amaldi Nevio o Gmail. Annotazioni. A questo punto qui attenzione, inseriremo un dato importante, il codice MIT. Con il tasto destro andremo a incollare quel famoso codice che avevamo generato nella sezione, o che c'eravamo al limite scritti su di un foglio, nella sezione di Google Meet. Poi metteremo la mail docente e andremo a dare la conferma. Ok, a questo punto è stato generato il calendario, sono stati bloccati tutti i giovedì dal mese di novembre a quello appunto di maggio. Notate che il codice che noi potremo comunicare, volendo anche in altro modo, con mail, direttamente all'alunno e al genitore interessato, è questo qui. Andremo ad eliminare semplicemente i giorni in cui non c'è la possibilità appunto di fare lezione. Notate che quindi per ogni giorno è stato sviluppato un incontro, una serie di incontri. Si noterà, non c'è un solo giorno, ma più di uno, perché viene indicata appunto la successione dalle 10.30 alle 10.45 alle 11, e quindi in automatico sono stati generati 3 incontri per ogni seduta. Ok, con questo riteniamo di poter considerare concluso il nostro tutorial. Alla prossima.